38 stele in un giardino di pietra a memoria delle 38 persone salvate. A Capracotta, l'intitolazione di una piazzetta del centro storico e del suggestivo giardino all'interno della villa comunale a Osman Carugno. È l'unico molisano riconosciuto dallo Stato di Israele giusto tra le nazioni. Nato a Capracotta nel 1903 e deceduto a Rimini nel 1975, il maresciallo dei carabinieri, proprio in terra romagnola, a Bellaria, dove comandava la locale stazione dell'arma, salvò dalla persecuzione nazista 38 ebrei di origine jugoslava, riuscendo a nasconderli per oltre un anno tra il 1943 e il 1944. Alla partecipata cerimonia hanno preso parte il prefetto di Isernia, Gabriella Faramondi, il vescovo della diocesi di Trivento, Monsignor Claudio Palumbo, unitamente a rappresentanti militari e della società civile. A fare gli onori di casa, Candido Paglione, fieri di aver dato i natali a questo gigante di altruismo, ha detto ai nostri microfoni il primo cittadino. L'atto che compiamo oggi è un atto di grande generosità, ma è un atto dovuto, doveroso, perché serve a non solo a coltivare la memoria, ma a fare in modo che le nuove generazioni sappiano quello che è accaduto e perché gli orrori e gli errori del passato non si ripetano più. Ricordare è un dovere, ha rimarcato la nipote dell'insignito, Ida Comitangelo. È importantissimo il ricordo, ecco, oggi è un giorno di ricordo, ricordare è prima di tutto un dovere per le presenti e per le future generazioni, perché queste cose non accadano mai più, e per ribadire quei valori di solidarietà e di umanità che devono essere sempre il faro delle nostre vite. Dal vicecomandante della Legione dei Carabinieri Abruzzo Molise, Antonio Buccoliero, sottolineata l'importanza del coinvolgimento delle scolaresche. Io credo che questo sia un episodio fondamentale che deve essere scoperto come lo hanno scoperto i ragazzi nei loro lavori, che oggi verranno chiaramente premiati proprio perché hanno avuto la capacità di rinverdire un ricordo importante che segna i valori fondamentali che devono guidare la storia della nostra civiltà. E a proposito della presenza degli studenti, questa è una giornata della memoria non fine a se stessa, ci ha tenuto a rimarcare la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini. Una figura importante per tutto il nostro territorio, una giornata di memoria. Una giornata di memoria, ma non una memoria sterile fino a se stessa, ma una memoria pedagogica che serva da esempio ai nostri ragazzi. Un grande uomo del nostro territorio, un carabiniere che in un momento difficile per la storia del nostro paese, e purtroppo a questi momenti difficili non sono solo un ricordo, ha saputo fare una scelta d'amore anteponendo valori altissimi anche alla propria stessa vita.